Poi ho preso questi due pesi da 2 kg ciascuno. Ho preso questi gialli, c'erano anche nel color verde. Questo mi sta mordendo, perché mi deve mordere? Perché hai questo attacco di... Ma guarda, sta pazza. Ma perché? Ma Carolina! Ho preso poi questi due pesi da 2 kg ciascuno. L'ho preso nel color giallo. Ho poi acquistato queste scarpe sportive. Carolina, fino a 3 secondi fa stavate dormendo. Fino a 3 secondi fa, perché adesso vi siete scatenate? Brutti mostriciattoli. Mostriciattolo. Un mostriciattolo. Cic. Ah, problema risolto. Ciao ragazze, oggi video haul un po' misto. Sono stata in due posti e ho preso poche cose. Allora, innanzitutto siamo stati da Lidl e poi da Decathlon. Per quanto riguarda Lidl, ha aperto un supermercato dietro casa mia. Tra l'altro è il primo della zona, perché io non ci sono mai stata. Dal momento che avevo visto diversi video qui su YouTube di ragazze che presentavano delle cose carinissime comprate, cose molto pucciose e carine appunto per la casa, ho voluto farci un salto e ho preso appunto due cose. Allora, innanzitutto ho preso questa ghirlanda, praticamente è una catena luminosa, contiene 15 LED a basso consumo energetico e sono a luce bianca, calda, dice che è alimentazione a batterie. Allora, come vedete ci sono diversi colori, l'ho presa perché vorrei dare un tocco di colore all'intero arredamento, visto che ora, finite le feste, io sono già diciamo mirata verso la primavera, quindi ho voglia di colore, di qualcosa di allegro. Quindi come vedete ci sono diverse tonalità di colore, c'è il bianco, il viola, l'azzurro, il rosa, verde pastello e poi cosa abbiamo? Sì, basta, sì, sono questi colori base appunto. Questo l'ho pagato 10 euro. E poi ho acquistato queste 5 stoffe decorative, questo l'ho pagato sui 3,90 euro, comunque intorno ai 4 euro. Ci sono diverse fantasie, questa era sulle tonalità più chiare, ma ce n'era un'altra che invece mirava a delle tonalità più scure. Allora, praticamente queste sono delle stoffe decorative che servono per cucire, per il bricolage, per creare. Sono 100% in cotone. Come dimensioni sono 50x50. Ora non so bene ancora cosa andrò a fare, però dato che comunque erano belle e che il prezzo era super conveniente, le ho prese, le metterò nelle mie cassettine dei tutorial del fai da te e poi non appena avrò un'idea le utilizzerò sicuramente. Dunque, veniamo ora a Decathlon. Allora, sono stata da Decathlon dove ho fatto 4 acquisti perché avevo bisogno di cose specifiche. Allora, una mia amica mi ha passato un programma di allenamento da fare in casa, un programma semplicissimo che porta via mezz'oretta al giorno. Sono una serie di esercizi che comprendono un circuito superiore e il circuito inferiore. Il circuito superiore riguarda le spalle, la schiena, bicipiti e tricipiti, mentre il circuito inferiore riguarda appunto i glutei, le gambe e i polpacci. Ripeto, sono esercizi semplicissimi che servono semplicemente a tonificare, dato che io non vado in palestra, pensavo appunto di iniziare a fare qualcosina in casa. Sicuramente lo farò in compagnia di mia sorella, così avrò anche un supporto maggiore, un sostegno maggiore. Non ricordo se ve l'ho detto, però si tratta di esercizi che devono essere eseguiti 3 volte a settimana a giorni alterni, quindi sono cose molto molto semplici. Dal momento che io non sono una grande sportiva, per l'appunto non avevo nulla in casa, quindi sono appunto stata da Decathlon per reperire il materiale base per eseguire questi esercizi. Allora, innanzitutto ho preso, ogni volta che io schiaccio play qui si scatta
uscirete dall'inferno con queste due. Comunque, stavo dicendo che ho preso questo materassino che è in gomma per fare gli addominali. L'ho pagato pochissimo, 2,50 euro. E dunque, vediamo un po' come misura: è 50 x 140 cm. Di questo ne avevo già uno acquistato in passato, però si era rovinato, così appunto l'ho ricomprato tanto per il prezzo che ha. Tra l'altro non occupa neanche tanto spazio, perché una volta terminati i miei esercizi andrò appunto a inserirlo nel cassettone del letto. Ho già individuato tutte le zone dove mettere le cose acquistate. Ho poi preso queste scarpe sportive, sono grigie con rifiniture verd'acqua. Allora, in realtà le ho prese nel reparto bimbo, bimba per la precisione, però comunque c'era il mio numero. Costavano molto meno rispetto alle scarpe d'adulto, perché quelle d'adulto costavano dai 45 euro in su. Queste le ho pagate soltanto 11 euro, tanto alla fine per fare esercizi semplicissimi in casa direi che vanno più che bene. E così ho fatto che prenderle. Non so bene se siano comode o meno, però sembrerebbe di sì. Ho preso poi questi due pesi da 2 kg ciascuno. Li ho presi nel color giallo perché mi piacevano di più, sono un pochettino più allegri. C'erano anche nel grigio, mi sembra. Che dire, allora, questi li ho pagati sugli 11 euro se non sbaglio. Oh, questa qua che mi morde. Non so perché le sia. Non ti piacciono i pesi? No, non mi piacciono i pesi. E spero di non farmeli cadere sul piede, perché veramente ci manca. Dato che io faccio sempre dei numeri bellissimi con questi attrezzi, spero veramente di non finire all'ospedale con un dito rotto, come mi era già capitato con il condizionatore. Comunque, passiamo all'ultimo acquisto, se queste qui hanno finito di sbranarmi. E per finire, ho acquistato questo mini stepper, pagato 40 euro. C'erano vari colori, anche in questo caso ho preso il verd'acqua come per le scarpe. Non entra bene nell'obiettivo. Comunque, oltre appunto al classico stepper, ho preso questo perché per l'appunto ha anche degli elastici che aiutano anche per la tonificazione della parte superiore del corpo. Tra l'altro, non so se vedete qui, comunque in controluce c'è anche un mini monitor che serve per appunto monitorare gli esercizi. Non so bene che cosa riporterà il monitor, perché ho provato a leggere sulla scatola ma non è ben chiaro. Comunque, nel caso, ve lo scrivo poi nell'info box. Allora, acquisti terminati. Prima di salutarvi volevo però dirvi una cosa, aprire una piccola parentesi. Allora, in riferimento alla questione critiche, volevo dirvi che ho deciso che da oggi in poi cancellerò tutti i commenti, non i commenti negativi, ma quei commenti di persone maleducate che mi aggrediscono, che si inventano cose che io non ho detto nel video pur di attaccarmi, che vanno a infastidire tutte le altre ragazze che hanno commentato dicendo di disiscriversi. E così via. Ve lo voglio dire perché comunque mi sembra corretto. Io penso che su YouTube ci debba essere un confronto, perché giustamente ci sono tante teste diverse, tanti modi di vivere diversi, e penso che sia bello confrontarsi, scambiarsi le idee, anche in negativo, però penso che ci debba essere sempre un minimo di educazione nell'esprimere certi concetti. Dal momento che ultimamente sto riscontrando parecchie persone che sono un po' troppo aggressive, ho deciso che cancellerò i commenti e provvederò bloccandole, perché veramente, ragazze, cioè, io sono qui perché mi piace, condividere queste cose semplici con voi. Per me è un hobby, io non guadagno nulla da YouTube, e non vedo perché io debba essere massacrata da certe persone che si inventano cose che io non ho detto pur di attaccarmi. Ripeto, mettendosi su YouTube
ci si espone a commenti, a osservazioni, a critiche, però devono essere espressi con educazione e in modo moderato, non da pazze, veramente, perché ultimamente, ripeto, sto riscontrando questo tipo di atteggiamento da parte di account che sembrerebbero essere anche degli account falsi perché sono senza foto, senza nessun tipo di descrizione. Così ho deciso che non sarò più lì a battermi per far valere le mie ragioni, perché tanto le ragazze che mi seguono, che mi conoscono, sanno comunque come sono fatta, mentre quelle che hanno voglia di trovare polemiche, ho deciso che di cercare polemiche, di creare polemiche, ho deciso che verranno bloccate, senza dargli troppa corda, troppo modo di essere ancora di più al centro dell'attenzione. Mi sembra giusto, ripeto, dirvelo, perché non vorrei poi che si venga a creare l'idea che io voglio soltanto commenti positivi sotto i miei video, perché non è assolutamente così. Voglio soltanto un po' di educazione, un po' di rispetto, solo quello. Ora vi saluto, avevo bisogno di dirvelo perché non lo so, è un po' che lo penso. Poi è successo l'ennesimo episodio, quindi ho deciso proprio di farlo. Basta, vi ho detto tutto. Vi saluto, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutte!